Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, c'ho da dirvi tantissime cose, spero di farlo molto brevemente in questa prefazione di questa nuova lezione. Allora, prima cosa, quest'anno farò, pubblicherò, tempo permettendo, cose permettendo, una lezione, dedicata a, come ho detto nell'ultimo video, a chi è un po' alle prime armi. E una a chi è a livello più avanzato. Quindi due pubblicazioni settimanali, poi vedrò i giorni. Comunque mi sembra che martedì stia andando, diciamo, bene nel mio piccolissimo. Sono ancora pochi per chi è alle prime armi, e poi giovedì farò l'altra. Allora, altra cosa da dirvi, se qua c'è qualcuno che l'anno scorso, io dico l'anno scorso per intendere, anno settembre-giugno, che ha partecipato alle due dirette che ho fatto, nella quale ci scambiavamo idee, consigli, rispondevo alle vostre domande. A me è piaciuto moltissimo, sono piaciute moltissimo quelle due esperienze. La rifarei molto volentieri. Non sono migliorato con l'estate, con la parlantina. Quindi se c'è qualcuno di nuovo o di, diciamo, vecchio, nel senso che qualcuno che ha già partecipato e che avrebbe piacere tutte le volte cinciampo a rifare qualcosa del genere, o perché no, anche organizzata diversamente, benissimo, chi vuole partecipare proprio anche lui con lui o lei, la sua webcam, si può trovare mille soluzioni. Basta scriverci e casomai riprendere un attimo il discorso della community, del forum, quant'altro. Quindi questo mi rivolgo anche ad Antonio, mio collaboratore di fiducia. E detto questo, ho ricominciato anche a chiedervi di lasciarmi un commento sul mio sito, nella pagina video lezioni. Questa qui, la metto, dove potete appunto scrivere quali sono i vostri dubbi, incertezze, quali sono le lezioni che vorreste che io facessi. Oggi rispondo a Paolo23, che mi ha scritto: "Ciao Igor, il mio problema è mantenere la precisione a velocità elevate. Consigli? Grazie mille." Quindi, rinnovo ancora l'invito a farmi richieste, che per me è bellissimo poter fare lezioni su richiesta. E vado a rispondere a Paolo, ma come sempre è rivolto a tutti. Allora, per la velocità, io tra l'altro, come avevo detto qualche video fa, dopo l'estate ho perso un po' l'allenamento perché ho suonato tanto dal vivo, ma esercizi e roba simile era da maggio che non li facevo. Quindi mi cogli proprio nel momento giusto, perché mi sono rimesso anch'io a fare un po' di pratica, perché sullo strumento, diciamo, è come uno sportivo che non si allena, insomma, dopo qualche mese è arrugginito. Allora, primo esercizio che propongo, ovviamente ce ne sono un'infinità e il consiglio migliore è sempre quello di inventare, però posso darvi qualche spunto. Il primo, vediamo, che mi ero guardato prima, non me lo ricordo più, aiuto. Ah, è di prendere un pattern, una scala, qualsiasi cosa, la prima cosa che viene in mente, facciamo una pentatonica, re, pentatonica maggiore re. Ok, re, mi, fa diesis, la, si. E re all'ottava sopra, che io ovviamente posso prendere così, posso prendere in altri punti, eccetera, eccetera. Posso partire da altre note. Ora prendiamo una forma normalissima e mettiamo il metronomo, ad esempio, a 100. Quindi vado 3, 4, 1. E suono prima tutti i quarti, ovvero
Provo altre posizioni. Fin qui tutto bene. Ora provo una battuta, due battute in quarti e una in ottavi. Quindi in ottavi. Ora faccio due battute in ottavi e una in sedicesimi. Questo è il primo esercizio che mi è venuto in mente, quindi raddoppiare in pratica la velocità di esecuzione con il metronomo sempre agli stessi BPM, quindi una volta faccio quarti, una volta l'ottava e poi da lì si può fare appunto su scale, su frasi, su pate, eccetera, eccetera, eccetera. Inventate. Secondo esercizio mi è venuto in mente perché ci ho passato dei secoli è tratto dal programma che è tuttora il programma della Lizard, quindi il libro di Matteo Giannetti, che saluto se mai vedrà questo video, grande Matte, che in pratica nel libro di tecnica della Lizard c'era degli obiettivi. L'obiettivo di questo esercizio era arrivare a farlo, a eseguirlo a 120 bpm, e tutt'oggi che sono diplomato, mi sembra nel 2015, faccio una fatica enorme a farlo, proprio perché probabilmente da quanto l'ho odiato al tempo ancora ho brutti ricordi. Allora, l'esercizio era in do maggiore, io ve lo propongo in un'altra tonalità, facciamo si maggiore. Quindi partire tutti arpeggi di settima su tutti i gradi della scala di Si maggiore. Quindi due sedicesimi per nota, quindi Si, Re diesis, Fa diesis e la settima maggiore, La diesis. E scendo dal secondo grado. L'arpeggio questa volta minore settima, quindi sarà un do diesis minore settima. Poi vado sul terzo grado, faccio ancora l'arpeggio in minore settima, quindi re diesis minore settima. Poi ho sul quarto grado il maggiore settima, che è un mi. Tanto trovate tutto scritto, mi raccomando, scaricate il PDF. Ho un arpeggio di dominante, quindi maggiore con la settima minore, minore, semidiminuito e maggiore. Lo posso fare ovviamente anche qui partendo da qui. Riprendermi poi, variare più possibile, non sempre la solita diteggiatura. Eccetera, eccetera. Io posso farlo così, il si, ma anche così. Posso riscendere così, oppure risalire così o così. Insomma, l'obiettivo è farlo in più tonalità possibili, ovviamente con la precisione. Qui si parte ovviamente da velocità più ridotte per arrivare poi come obiettivo a quello. Proviamo un attimo.
Metto ad esempio 100, quello di prima, la velocità di prima. 2, 3, 4. Sbagliato alla fine. Poi posso aumentare gradualmente, mettere tipo il metronomo che aumenta di tot ogni tot battute. Qui ci sono le app di cui avevo parlato. Oppure aumentare per dire di 5 alla volta. 3, 4. Eccetera, fino ad arrivare a famosi 120, che ancora oggi maledico, in senso buono, Matteo. Questo era il secondo esercizio. Ultimo esercizio di oggi, anche perché se no vado veramente sempre lungo, è quello di prendere ad esempio un arpeggio, facciamo, sarà in re, prima eravamo, mi pare. Anzi, rimaniamo al si. Prendiamo un si minore. E poi vi spiego. Quando arrivo a La faccio un La major 7. Quindi ho Si minore settima. Quindi Si, Re, Fa diesis, La. Poi Do diesis, Mi, Sol diesis. Se sommo questi due arpeggi mi viene fuori un Sol minore tredicesima. Quindi ho la tonica, la terza minore, la quinta, la settima minore, la nona maggiore, l'undicesima giusta e la tredicesima maggiore. Questo serve per, appunto, si parlava anche di precisione a velocità alte. Consiglio sempre quello di registrarvi per poi sentire se ci sono sbavature. E l'altro consiglio è quello di scomporre l'esercizio, che alla fine dovrebbe venire lentamente così. Oppure in terzine. Per arrivare a essere precisi su una cosa del genere, che quindi io vado a suonare quattro corde, la difficoltà è anche quella. Parto dalla corda di Mi e arrivo alla corda di Sol, quindi ho vari salti. Per arrivare a fare questo, io sono abituato a scomporre l'esercizio e mettere in loop una piccola parte, un segmento, quindi. Ad esempio, faccio la triade, trovo e cerco di lavorare innanzitutto sulla posizione migliore da prendere, dopodiché sulla mano destra, nel senso parto col dito medio, col dito indice. Cercate di fare caso a tutto quello che succede in fase di studio, ovviamente, poi quando si suona. Poi aggiungo una nota. E piano piano vado a comporre.
Dette piano piano mi viene anche a velocità elevate. Fino a poi mettere il metronomo, stabilire una velocità e farsi un obiettivo personale. Questo secondo me è lavorare sulla velocità ma in modo costruttivo, ovvero non serve, secondo me, dire ok, devo arrivare a fare una scala a 700 bpm. No, trovare proprio, anche perché ognuno di noi ha i propri limiti, proprio fisici. Io non sono mai stato veloce in niente. Qualsiasi cosa ho fatto nella vita sono lento, quindi anche con lo strumento non ho mai raggiunto grosse velocità, anche perché onestamente vi dico che non è uno dei miei obiettivi primari. Ovviamente se devo fare un brano in cui sono richiesti dei passaggi veloci, mi ci metto, studio, cerco di farlo, però sempre mantenendo l'idea che come ha detto il nostro amico, la precisione è più importante di velocità più alte, nel senso che se il mio limite è tot, a quel limite voglio arrivarci mantenendo una precisione impeccabile. Quindi sul timing, sulla pulizia, sul tocco, su tantissime cose. Ultimo consiglio, quando si fa questi esercizi, anzi due consigli, se vi entrano dolori vuol dire che c'è qualcosa che non va, fermatevi, prendetevi il vostro tempo e la seconda, ma ricordo più. Ok, sì, va bene. Vabbè, ve lo dirò nella prossima puntata. C'ho un po' la testa confusa. Tenete sempre i muscoli più rilassati possibile, che questa cosa qui, se la fate a Livorno si dice intirizziti, cioè tesi, con muscoli tesi, muscoli in tirare, forzati, diciamo, non vi verrà mai. Se invece fate finta di essere lì a fare un pisolino, tutto rilassato, tutti i muscoli, quindi non solo questa parte qui, ma anche spalle, tutto deve essere rilassato, eccetera, eccetera. Questo è un modo, secondo me, corretto di studiare, di lavorare anche su argomenti come la velocità. Spero di aver accontentato. Aspetta, Paolo 23. Se ci sono altri dubbi, scrivimelo tranquillamente. Ovviamente gli esercizi sono infiniti, vi ho proposto questi che mi sono venuti in mente oggi, ma me ne sono già venuti in mente altri milioni mentre facevo questi. Quindi ragazzi vi ringrazio, vi rinnovo l'invito a comunicarvi appunto, se avete richieste o se appunto volete partecipare a nuovi eventi online quest'anno. Grazie mille a tutti. Grazie per avermi continuato a seguire nonostante la lunga pausa estiva. Ci vediamo al prossimo video.